dance again. Ciao a tutti, io sono Smail e rieccoci su Dragon Ball Z Tenkaichi Tag Team. Dopo aver combattuto contro Freezer normale, dopo averlo fatto trasformare fino a praticamente alla sua quasi finale trasformazione, quest'oggi lo andremo a sfidare, mi sa tanto, con Goku. Non vedevo l'ora di arrivare a questo, quindi insomma adesso speriamo intanto succeda questa cosa veramente con Goku. Mi sa tanto di sì, perché il pianeta Namek è distrutto. Sì, per forza ragazzi, per forza ci deve essere Goku. Allora, intanto qua dice che Freezer ha completato la sua trasformazione. Ovviamente ragazzi, quando dico la sua quasi trasformazione finale, ovviamente intendo dire che la trasformazione finale sarebbe la 100%. Queste cose, almeno sono sempre stato abituato così, almeno dai videogiochi. Infatti c'è anche qua il 100%, lo so per certo. Comunque ecco Goku. Sto diventando più forte, sento un grande potere fluire dentro di me. Non posso crederci, pensavo di essere ormai giunto al limite. Sì, leggerei volentieri ragazzi, ve lo confesso, però sempre c'è quel fatto là che a furia di leggere si fa notte e poi diventa noia. Comunque vai subito. Ok, devo cercare Gohan e gli altri, sperando che non ci siano soldati vari. Dove siete? Ok, eccoli qua. Ecco qua, Goku è arrivato. Quindi, sei pronto Freezer? Ah, che bello! Ovviamente in questo caso devo sconfiggere Freezer e basta, in forma normale. E forse dopo mi trasformerò in Super Saiyan. Questo è tutto da vedere. Comunque speriamo bene. Allora, no, non sono riuscito a evitarlo. Dai, mi sta facendo male però, dai, non è possibile sta cosa. Allora, vai così. Allora. Ah, apparentemente Vegeta già è arrivato in quella fase là in cui è stato colpito dal raggio letale. Mi sa di sì, perché il modo in cui parla sicuro. Ok, Freezer, anzi Vegeta, ti vendicherò. No. Ok. Allora. Perfetto. Ok. Ah, povero Freezer. Povero, illuso. Pensa di vincere e invece no, non succederà mai nella vita. Ok, Kamehameha. 12.000, madonna quanto fa male Goku però. Beh, devo dire che rispetto a tutti gli altri personaggi è abbastanza più dannifico, in senso buono. Aia. Ai. Ecco, Freezer che tipo... Ah, volevi colpirmi, eh? Bruttissima persona che non sei altro. Ok. Bene. Bene, vai con l'attacco di Kaioken a caso. Fallito male, come sempre. Pensate anche a quello che penso io. Io ho capito tutto. Ditemi se questa non sia una genialata. Aia. Beh, peccato. Se non avesse avuto quel senso. No, mi ha preso. Allora, io non sono mai morto da quando ho iniziato a giocare a questo gioco. E spero che non succeda adesso. Oh. Potrebbe succedere. Potrebbe succedere. È vero che. Ah, è vero. È vero che ho il senso. Quindi a posto. Ai. Oh, Cristo. Madonna raga, ho paura. Da notare questa cosa che ho appena fatto, molto wow. Madonna, mi ha praticamente ucciso. Anche se ho i sensu, però mi pare brutto
salvarmi grazie a dei sensu del cavolo. Dai, 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 16 combo. 20, 20, 20, 20. No! No! No, ok, grazie. Come non detto, come non detto. Rinascita, va bene. Poi non so, boh, peccato, peccato. Che cosa brutta morire così, però, eh? Però Freezer al metro ti sto dando il fuoco da torce. Quindi, boh, non è finita così. Allora, vai! Vai di nuovo con l'attacco di Kaioken, stavolta non fallito. Bene. Oh, ok. Ora c'ha meno di... come si chiama? Beh, insomma, ha la vita gialla, quindi è un passo dal crepare. Ovviamente si fa per dire. Intanto io non mi ricordavo di aver attivato la modalità di rompente, comunque è buono. Concentriamoci, ragazzi. No, volevo usare la sfera Genkidama, ma la farò tipo... vediamo un po' quando. Adesso. Ecco. Sei pronto, Freezer? No, ripeto, sei pronto? Ma prontissimo. Ai, 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 ai. Stavolta non hai preso. No, vabbè, io volevo fare in modo tale che comunque mentre lui faceva la mossa io lo colpivo con la sfera. Però non sono riuscito. Beh, l'ho fatta comunque la sfera, quindi se l'ho fatta. Ho preso una A. Che cosa brutta. Peccato, io volevo una S. Però ok. Allora, ok. Adesso succederà? Krillin morirà? Lo scopriremo tra tipo... vediamo. Allora, ma è... Allora, ok. Ok, perfetto, Krillin morirà. Purtroppo succederà questo. Krillin morirà, però non prima... di Junior, ecco infatti. Ecco, oddio. Ecco, il nostro povero Krillin, brutto Freezer che non sei altro. Come hai osato fare una cosa del genere? Adesso, ecco, questa cosa qua voglio leggermela ovviamente, perché si trasforma in Super Saiyan e merita. Eccolo, oh. Guardatelo, sì. Che cosa? Gohan, riporta subito sulla terra Piccolo e gli altri. Andate via finché riesco ancora a controllare la mia potenza. Che cosa? Che cambiamento è questo? I Saiyan dovrebbero trasformarsi soltanto in scimmioni. Cosa sta succedendo? Sbrigati Gohan, non preoccuparti per me, vi seguirò più tardi. Ma come? Non ci pensare, vuoi forse mettermi in difficoltà? Grazie papà, io ti aspetterò il tuo ritorno, sappilo. Ok. Intanto Junior... cosa? È ritornato in vita a caso? Ok, non lascerò fuggire nessuno di voi. Questo scontro finisce qui, maledetto. Preparatevi. Ah, comunque quando Junior è ritornato in vita, forse è per il fatto delle sfere del drago, sicuro come la morte. Comunque, vai. Ok. Vai così. Guardate che figo Goku. Goku Super Saiyan, madonna. Che cosa bellissima. Guardate. Anche qua lo prende a pugni al 1, 2, 3, 4, così, ho capito. Perfetto, guardate un po' della velocità, della forza. Vabbè, ogni tanto i fail ci stanno. Aia. Ecco, volevi fare quello che stai per fare. Eh no. La Kamehameha furiosa, che fallisce male però, va bene lo stesso. Aia. Brutto. Sei pronto Freezer? Aia. Se solo ti riuscissi a prendere, guarda, sarebbe bellissimo. Non ce la sto facendo più. Cosa mi sta succedendo? Io sono Goku, Goku Super Saiyan. Sono Goku, io sono Goku. Niente, raga, è diventato fortissimo in una volta. Ah sì, così è. Faccio io. Ok. A parlare sei bravo? Dici tu. Poi faccio vedere io che è bravo a farti sedere. Allora, quindi se quella là, raga, mi è furiosa con vediamo un po' cosa succede con questi tasti. Il tempo che gli do il pugno. Niente, non riesco a dargli i pugni. Ok, super raffica. Beh, non che sia molto forte, però ok. Intanto avendo il senso, prima di fare qualsiasi mossa finale, voglio aspettare che comunque non possa rinascere più. Quindi preparatevi. Ok.
La camionetta furiosa, vorrei riuscire a farla, permetti? Grazie. Ah, ma chi sei tu? Chi sono io? Oh, ma che cazzo? L'ho schivato anch'io? Eh sì. Ma che cosa riesco a fare? No, ma seriamente? No, ragazzi, non so se avete capito, ma ogni tanto riesco a teletrasportarmi in modo tale che lui non mi prenda comunque. Wow, bello. Mannaggia sta mossa. Oh, ti faccio vedere io. Hai rotto tre quarti del... Ah, finalmente. Vai con la camionetta furiosa. Che cosa ho detto? Camionetta furiosa fatta con successo. Adesso non voglio neanche vedere quello che c'è sulle abilità, perché boh, non voglio vedere, perché non mi fido. Voglio che sia una sorpresa e fare io certe cose, perché già ha una vita e potrei anche farlo, però non so, potrebbe andare malissimo. Forse c'è, ora sono arrabbiato, boh, oppure se non sia quello, boh, ora comunque lo proverò. Ok, proviamoci. Va, no, bastardo, e smettere di rompermi la. Mi hai veramente rotto il cavolo. Appena mi prendi un qualcosa, guarda. No, non ce la faccio. Sei un coso inutile. Ah, adesso facciamo questa cosa. Ora sono arrabbiato, ragazzi. Non l'ho controllato prima. No, ve lo giuro. Aia. No, non l'ho fatto prima. Giuro. Vai. No, se lo prendo è un miracolo. Sì, l'ho preso. Che cosa bella. La gamma mia istantanea, l'adoro. L'adoro tantissimo. Wow. Bellissima cosa. Allora, ho preso la B. Purtroppo ho preso la B, però pazienza. Peccato. Comunque. Piuttosto che casa di rifiuto. Sì, tanto ora morirai. Non ti preoccupare. Ecco la sua trasformazione, massima potenza. E adesso siamo sul pianeta Namek, distrutto. Bene. Sono davvero curioso di vedere com'è. Che pare molto figo. O almeno sembra. Ok, allora, cosa da notare in questo pianeta Namek distrutto? E beh, devo confessare che è tutta un'altra cosa da quello che mi ricordavo. Ok, ecco la sua trasformazione definitiva. Cioè, ti pare che ho paura di Taio, Fan Kaiser. Ok. Se riesco a fare sta cosa sono un genio. Vai così. No, ma figlio di tua madre. Anzi, boh, per una volta non penso di non crearmi problemi a insultarti, quindi sei un figlio di puttana. Ok, va. Ti voglio fare un sacco di combo, se me lo permetti sempre. 16, 20, 25, 30, 35. No, 35, ho fallito per colpa di Google, ma quanto sei frocio. Ogni volta vorrei fare la camera istantanea, ma non, a quanto pare non mi è nelle possibilità. Mannaggia lui, mi sta dando anche del filo da torcere, come se non bastasse. E inoltre ha pure due sensu, quindi via che crepa, boh, ci vorrà un sacco di tempo. Vai. Vai. Allora, Kamehameha furiosa. Mi sa qui se non vado avanti di Kamehameha istantanee non muore. Cioè, quindi dovrò molte volte attivare la modalità dirompente. E magari gli faccio anche qualche combo nel frattempo, se me lo permette sempre, perché è un po' difficile con lui. Ok, ecco qua. Forse non c'è bisogno della Kamehameha, perché già è morto. Ecco. È fuori il primo. Dai, dov'è il secondo? Forza. Voglio aspettarlo con la... Così. Non lo prenderò mai. E se lo prendo, buono. Oh, ho visto Freezer fermo, tipo paralizzato. Quindi a quanto pare questa mossa qua, che a me è istantanea, l'ho veramente pietrifica. Cioè, wow, mi piace sta cosa. Comunque, da notare, veramente in sottofondo
Il paesaggio, cioè, è bello vedere questo sfondo, ovvio Dio, certo non è bello vederlo distrutto, però insomma, sono ben fatti a parer mio, cioè, guarda un po', oh, cosa gli ho fatto? Che cos'è stato, te lo dico io cos'è stato. Allora, cosa devo fare adesso? Dirompente. Sei pronto? Sei pronto? Sei pronto? Dimmelo subito che ti accontento. Madonna, quando fa queste cose! Che brutta persona! Allora, vai. Ora di spalle non può farlo, se ci prova, muore. Vuoi? Ah, beh, pensavo di non prenderlo. Invece l'ho preso e addirittura POM! Cioè, gli ho fatto un botto di danni, cioè, bello. Ovviamente ora sta per morire. Per mano mia. Oh mio Dio. Comunque vediamo che io ancora non ho perso un Senzu. Bello, bello, mi piace questa cosa. E forse neanche mai lo perderò. Perché basta, lo sto facendo veramente sedere. È una cosa scarsissima. I want to kill you, malafangulo. Dillo a qualcun altro. Allora, vediamo un po'. Cosa posso fare? Se faccio così, che succede? Ah, giusto, la colonna. Che ignorante che sono. Invece faccio così, ora vediamo l'abilità perché devo vedere una cosa seriamente. Allora, praticamente ah, il senso selvaggio. Diciamo che può tornare utile, però non mi fido tanto ad attuarla, questa tecnica. Ma sì, attuamola. Ecco, adesso se lui mi attacca, sperando che non succeda, anzi. Dai, attaccami. Ho già fatto quando mi ha colpito col triangolo. Oh! Che cosa bella! Praticamente è morto, quindi ciao. Super raffica. Adesso sono molto arrabbiato. Anzi, non molto. Oh Cristo. Va bene. Tutto regolare. Freezer, ti posso dire una cosa, però senza che ti offendi, cioè, ti volevo dire addio. Te lo sei meritato. Hai fatto davvero il cattivone, e ho preso pure una S. Questa me la sono meritata per la mia determinazione nell'ucciderlo. Cioè, guardate un po'. Oh, guardate il pianeta Namek come sta per esplodere male. Intanto, oh, che succede? Che succede? Che succede? Ai. Ah, perfetto. Infuriato per la morte dell'amico Green, Gogol, la potenza super siano. Va bene, e fin qua sappiamo tutto. Vabbè, inizia la battaglia decisiva, sì. Ho sbloccato il soldato di Freezer, inutilissimo, e poi il Namek distrutto. Poi ho finito cosa? Ah, ok, poco fa. Oh, perfetto. Ho sbloccato l'anello segreto. Ecco. Ho sbloccato il livello segreto, il mostro su Freezer. Veramente? Mi stai dicendo questo? E avevo sbloccato anche nell'altro episodio dove io tipo, mentre dicevo cose a caso, mi sono perso in quello che dicevo. Avevo sbloccato anche questo livello segreto, che a quanto pare di punti interrogativi non ce li ha sempre. Comunque, morto Freezer, chissà adesso cosa ci aspetta. In ogni caso, da smere è tutto, ciao a tutti e alla prossima.